L'architettura è donna, l'architettura è donna da morire, cioè io dico sempre la prima percezione dello spazio noi abbiamo all'interno dell'utero della nostra madre, no? L'uomo sin dalle sue origini ha provato a squadrare la realtà, ma semplicemente simbolicamente, no? Perché non esiste la squadratura della realtà in natura. Io credo che non ci sia più bisogno di squadrare gli ambienti, dobbiamo ancora di più avvicinarci all'idea di un'architettura come donna, quindi accogliente, non respingente, e io vado in quella direzione lì. Quindi l'architettura è donna. Da questo, se vuoi, è nata anche la casetta di quest'anno, no? Io sono stato circondato da queste micro case di bambole e in fondo sono delle micro architetture, cioè ricordano me da studente che facevo modelli di architettura, cosa che oggi non si fa tanto perché lavoriamo tutto in 3D, ma diciamo che questa commistione veramente a un certo punto ha fatto un cortocircuito strano e ho sentito il bisogno di dare una forma, di materializzare questo oggetto in una maniera un po' meno assurda di quelle delle vere case di bambole, perché poi tante volte sono proprio cisi, sono un po' disgraziate. Ecco, ho voluto fare la mia casa di bambole, che però veramente d'architetto è un'architettura di scala, no? Ora voglio orientare il mio lavoro sempre di più verso una scala più grande, quindi questo è stato un esperimento sulla microscala.